Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video. Io sono Calendario, un altro unboxing oppure tutorial, come sapete ormai qua è un po' tutti e due, ok? Allora, il solito pacco, come vedete, che ormai da Amazon, come ormai sapete, da un bel po'. Primo pacco, vediamo un po' se ne va. Allora, guardate un po', prima di aprirlo sembra un test di gravidanza, guardate com'è che strano, ma adesso vediamo effettivamente che cos'è. Allora, apriamo la confezione, tiriamo fuori il tutto, c'è anche un libricino delle istruzioni, ma anche qua incomincia a dire qualcosa, non serve, lo mettiamo via, vediamo il libricino delle istruzioni che spiega come fare, ovviamente in inglese da una parte e in inglese anche dall'altra, perché la continuazione della prima parte e anche la seconda è in inglese. Tutto questo cartoncino via, ecco qua, e vediamo come. Guardate, sembra veramente un test di gravidanza, più o meno, ovvio. Che cos'è? È un wifi, un extender wifi, quindi ha un attacco, come vedete, USB, si può anche, come vedete, inclinare, quindi regolare, se avesse attacco così, in modo che rimane dritto. Dall'altra parte, come vogliamo, anche così forse no, è più destra e sinistra che su e giù. Ha pochissimo, ha solo una spina, come vedete, e un tastino, un buchino, diciamo, per il reset. Ho letto che estende veramente molto la linea wifi, infatti c'è scritto wifi più, non so se è per quello. Io l'ho preso per la questione che abbiamo visto della domotica, poi vi farò vedere tutti i passaggi perché voglio fare determinate cose parlando col telefonino, ma vedremo in seguito, un pezzettino alla volta. Allora, per configurarlo ovviamente bisognerà accendere, adesso vediamo, quindi inserire nella porta USB, qualsiasi porta USB si attiverà, con il nostro telefonino andremo a prendere la sua wifi e da lì potremo impostare e ovviamente dare i parametri alla linea che abbiamo noi, in modo che quando noi ci spostiamo la linea che abbiamo continuerà con quella e non un'altra linea, perché se ogni volta che andiamo da una parte all'altra ci chiederà la pass o collegheremo con l'EC. Quindi vi farò vedere che mettendo i parametri della linea wifi del nostro router esistente, mettendoli su questo apparecchio, continuerà a essere estesa anche più a lungo, ok? Quindi ci spostiamo su scrivania e andremo a vedere il funzionamento del nostro wifi extender, ok? Andiamo, come sapete sempre vi metterò poi il link in descrizione, così potete vedere. Ovviamente il prezzo è veramente basso, quando l'ho preso io costavo sui 13 euro, c'era l'offerta, e quindi per la cifra che è veramente veramente bassa. E poi è un po' diverso dai soliti extender che vediamo, scatolette, non scatolette, perché non anche altri due che poi vi farò vedere. Proviamo questo qua e vediamo come funziona. Intanto sembra anche un lecca lecca. Andiamo sulla scrivania. Ok ragazzi, eccoci alla scrivania. Io, come vedete, ho collegato un classico alimentatore del telefonino, potete collegare qualsiasi cosa, basta che ovviamente all'uscita 5 volt USB, può essere anche il computer, non è nessun problema. Quindi colleghiamo la nostra il nostro extender. Adesso purtroppo c'è molta luce, si vede veramente male, ha una lampadina blu accesa, ok, adesso sta lampeggiando. Quindi andiamo sul nostro telefonino, disattiviamo il wifi, riattiviamo il wifi e come vedete segnala wifi più, che è lo stesso nome che c'è sull'apparecchio. Quindi lo facciamo collegare ed è collegato, ok. Andiamo su internet e sulla barra mettiamo USB wifi.cnn, ma ce l'abbiamo anche sulle istruzioni. Una volta che andiamo su questa, su questo sito, si collega e come vedete mi dà la varia potenza del mio segnale wifi. Ce ne sono tante perché io ho messo un po' di ripetitori in tutta la casa perché mi serviva arrivare in garage eccetera eccetera, poi vi spiegherò il perché. Quindi noi prenderemo ovviamente la più vicina, quindi in questo caso, come vedete, questo segnale che è più forte, quindi clicco sopra, vedete che dà già il nome. Io li tolgo, plus mettiamo Rudy Fufi Fedez, che è il nome classico della mia linea. Mettiamo la password, ok, la password è la stessa del router che abbiamo, quindi, e mettiamo ok.
Dopodiché lasciamo un attimo, un minuto che fa la configurazione. Se invece volete mettere un'altra password, un altro nome, lo potete fare, d'accordo? Quindi se volete utilizzarlo in un'altra maniera, nel senso che se andate in una parte dove prende lui, che ha un altro nome, si può fare. Io in questo caso lo uso per estendere il mio segnale con lo stesso nome, in modo che col telefonino avrà sempre lo stesso nominativo della linea Wi-Fi. Dice che ci va circa un minuto che sta facendo la configurazione, come vedete c'è la percentuale che adesso è appunto oltre il 50%. Una volta fatta la configurazione basterà inserirlo in un USB, di solito si mette in mezzo tra il router che manda il segnale alla stanza che dobbiamo servire in mezzo, in modo che il segnale lo prende un po' di più, lo amplifica e lo rimanda fino alla stanza dove normalmente il segnale non sarebbe arrivato. Ok? Quindi vediamo un po' 98, 99. Perfetto. Qua vi spiega come funzionano gli stati del LED e il reset. Quindi lui in pratica adesso, senza in pratica, è collegato. Se noi andiamo a vedere, come vedete non c'è più il wifi più, ma bensì c'è, come vedete, il nome con scritto collegato e infatti abbiamo la rete in internet, ok? Quindi adesso basterà staccarlo, come vedete sta lampeggiando, quindi vuol dire che è un buon segno, comunque c'è tutto scritto sulle istruzioni che si inglese ma si capiscono. Quindi adesso stacco e vado a metterlo dove mi servirà e sono a posto, ok? Spero di essere stato utile, costa veramente poco e devo dire, io l'ho già provato, l'ho già provato, devo dire che effettivamente tira parecchio, devo dire che tira parecchi metri. E piccolino ma molto potente. Ok? Al prossimo video o tutorial da credendario. Ciao ciao!